Gli antichi sapori di una volta vincono nonostante la crisi. Gli Isernini, pur tra mille incertezze, alle antiche tradizioni non rinunciano. E così anche quest'anno la Fiera delle Cipolle non ha mancato di far registrare un alto numero di presenze, complice il caldo non insopportabile e il ripristino del vecchio percorso deciso dall'amministrazione comunale, scelta apprezzata dalla gran parte dei visitatori giunti da fuori città. Da via Veneziale su via Umbria, snodandosi in lungo tutta via Giovanni XXIII, la Fiera dei Santi Pietro e Paolo nel suo primo giorno ha visto Isernia popolarsi delle immancabili bancarelle dove si trova di tutto un po'. Tuttavia, l'antico spirito di un evento documentato già nel XV secolo sembra ormai essersi smarrito. Sono rimasti ben pochi, infatti, i contadini che coltivano le cipolle di Isernia, bianche dal sapore dolce e piatte. E lo stesso dicasi per l'aglio. I venditori, del resto, lamentano una certa stagnazione negli affari. La concorrenza di supermercati e grandi distribuzioni non aiuta di certo, costringendo gli ambulanti a ritoccare i prezzi verso l'alto, ma le famiglie tirano la cinghia anche sulla spesa quotidiana. Tra i venditori, più di qualcuno dice che qualche segnale di ripresa c'è stato rispetto agli anni precedenti. Alla vigilia della fiera, ieri pomeriggio, si è svolta anche la cerimonia per il conferimento del premio Allium Cepa, giunto alla sua quinta edizione, istituito dalla delegazione di Isernia dell'Accademia Italiana della Cucina, grazie all'impegno della delegata isernina, la professoressa Giovanna Mai, insieme alla Camera di Commercio. Quest'anno il premio è stato consegnato per i meriti e i significativi contributi offerti alla cultura enogastronomica al professor Giovanni Ballarini, presidente nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina, al professor Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di Biologia Marittima e Pesca a Fano per l'Università di Bologna, e al dottor Pasquale Di Lena, saggista ed esperto di enogastronomia. Un'iniziativa che punta alla promozione del territorio, al recupero delle tradizioni e alla salvaguardia della tipicità. Stasera, infine, grande attesa per la Notte Bianca, con tutte le piazze del centro storico che si coloreranno fino a tardi di musica e allegria.